Io non entro nel merito di emissioni, di formule chimiche, io entro nel merito politico. Io non so perché chiunque arriva in questo paese ha il diritto di violentarlo. Questo è il problema che noi ci troviamo sempre, sempre. Io non so se vi ricordate il film Balla con i lupi, quando quegli indiani a cavallo hanno visto del fumo e uno di loro ha detto: chi fa fumo nel mio territorio? Questo è il discorso. Chi arriva qui a Siderno, in Calabria, ovunque, siccome in passato, io non voglio entrare adesso in polemica con nessuno, però come ho detto qualche tempo fa in una piccola intervista che mi è stata fatta, questo territorio è stato sempre consegnato in mano a gente senza patria, senza onore. Questo è il problema di questo territorio. Noi cittadini dobbiamo sapere cosa succede, dobbiamo organizzarci, dobbiamo controllare e dobbiamo rifiutare qualunque tipo di attività che possa arrecare danni alla nostra salute. Se sono cose necessarie, tipo assalleo eccetera, che avvengano veramente controlli serrati e chi è preposto che metta in atto tutte le soluzioni possibili e immaginabili perché la cittadinanza non ne debba soffrire. Noi abbiamo sofferto per 30 anni, 35 anni, mi ricordo che avevo una bambina piccolissima e dovevamo scappare a Rione Sbarre dove c'ho i parenti perché la notte non si poteva dormire, questo parlando della ex BP. Per quanto riguarda l'industria che abbiamo oggi, della quale stiamo discutendo, molte volte noi abbiamo sentito la notte odori strani, tipo acetone e cose del genere. Perché dobbiamo subire queste cose? Io dico semplicemente e politicamente che Siderno deve rinunciare, deve imporre la volontà dei cittadini, la chimica a Siderno non ci deve essere. Questo è il discorso. Siderno è un paese a vocazione turistica, artigianale. Se si risolleverà Siderno, in questo senso si deve risollevare. Io vi racconto un episodio. Qualche tempo fa è venuto a trovarmi e vedo là Gianni, lo scultore, va bene. Aveva amici suoi in Canada che sono venuti perché volevano investire molti soldi a Siderno sul ramo turistico e cercavano dei posti, dei siti dove poter. Quando hanno visto, va bene, passando la fabbrica chimica, hanno detto: ah, ci dispiace, se questo è il vostro biglietto da visita, noi ci rinunciamo. Questo sono lo dico. Grazie.